Buon salve, eroi dell'atomo! Oggi, si spera, esploreremo il bunker. Riusciranno le nostre skill personali a farci entrare? Riusciremo a non morire? Forse questa porta è aperta e basta premere il pulsante. Easy! Easy! Bene! Buongiorno! Qualcuno qua ha tagliato già le... qua. Tagliato le robe per l'ingresso. Però vediamo, magari anche questa porta è aperta e basta solo cliccare. Questa porta non è aperta, non basta solo cliccare. Seguiamo il percorso disegnato. Qui troviamo un cadavere. Lo apriamo e c'è un tesserino rosso. Ce lo inchiappettiamo. Vediamo se riusciamo a entrare qua. Chiuso. Al che mi viene un'idea. Ma se io prendessi questo tesserino rosso e me lo ficcassi nel... no. Forse qui? Puoi arrivarci. Vi spostate per piacere, grazie. Qui è aperto. È la stessa porta che era chiusa prima. Ora vediamo. Forse è il tesserino rosso che la apre. Perché vedo che ha il simbolo rosso. Infatti è il tesserino rosso che le apre. Ok, ok, ok. La porta qui non ha alcun simbolo. Quindi. Vi posso dire, sono i momenti più belli di Atom. Quelli. Boh, non è vero, però. Chiedi aiuto. Provaci, Fidel. Fidel, te fai cagà. Fidel, va a cagà. Giuro, sono i momenti peggiori di Atom, questi qua, posso dirlo? Beh, hai... quant'è che hai? Hai 90! Hai 90! No, hai 70. Fidel, ma mi prendi per il culo? Questo forse spiega... cioè, questo forse spiega perché l'altra volta non sono riuscito. Madonna mia. Ogni volta che uno prova è un tiro a caso, è una skill a caso, si vede. Vediamo. Tutti chiusi. Ovviamente quello con gli scarponi, no. Vecchio, fai magia. Esperienza. Dire che sono proprio scrausi. Tutte le volte che penso di aver capito come funziona una cosa in questo gioco qua, cambia. Ok. Onesto. Giro l'esplorazione del bunker, ve la beccate in toto, ove possibile. Qua boh, lo do a Exo, ma non credo siano i proiettili di Exo questi qua. Ne ho comprate de ogni di quelle cose lì e adesso uff. Ok, prende tutto Fidel. Io me li sparo io subito. Questo li prende Fidel, anche se forse gli ho dato un po' troppa roba giusto per... oh mio Dio. Questo qua si è ubriacato fino alla morte. Perché, amico mio? Perché? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Ascolta Fidel, tanto so già che sono tutte chiuse. Vai e apri. Insuratoria. Il mio mio amico più 15. Exo, prendi tutto. Già così. Quanto vorrei avere un tizio che sa usare quelle armi lì. Allora, Exo è fottuto. Cioè, è lento. Comunque, siamo riusciti ad entrare alla prima parte. Buono. GG. È arrivato il momento di andare verso la seconda. Qua c'è un computer. C'è un foglietto in terra. Il foglietto. Fotocopie. Where is the fotocopie? Fotocopie di un messaggio prodotto in serie. 4 anni. L'ultima volta che abbiamo parlato della base centrale delle operazioni. Eppure viviamo come una comunità amichevole che lavora duramente facendo ciò che deve essere fatto, protetta dalle radiazioni esterne dalle nostre mura. Perché il panico? Perché sta impazzendo ora invece di 4 anni prima? 4 anni fa, quando le notizie sulla catastrofe erano ancora nuove? Perché stai diffondendo bugie sul fatto che i biolaboratori diventino incapaci di produrre cibo? Perché pensi di aprire il nostro bunker sigillato e rinunciare a chiunque sia ora responsabile del nostro pianeta distrutto?
rinunciare, tra virgolette. Perché stai diffondendo idee disgustose su questa stupida teoria? Non c'era alcuna guerra? Perché stai attaccando la morale della comunità? La prossima volta che ascolto una di quelle merdate menzionate qua sopra, giustizierò il colpevole in nome della scienza, della morale, del cameratismo del governo sovietico. Non è uno scherzo, maggiore Verbitsky. A quanto pare, maggiore Verbitsky ne è più il cazzo dei complottisti. Vediamo un attimino cosa riusciamo a fare su computer. Io sono quello più sgamato del gruppo. Lo schermo del computer si illumina. Noti che mi ha sfregato la polvere al display della tastiera. Se qualcuno è stato qui prima di te. Dopo che i tuoi occhi si sono abituati alla luce, c'è qualcuno nel nuovo compagno? Errore. Compagno errore, benvenuto nel sistema operativo OWL integrato 2.0.b. Utilizzare i tasti freccia per spostarsi nel menu. Accesso. Metti di interagire con l'interfaccia. Accesso. Sullo schermo viene risultata una piccola mappa del bunker. Sembra che questo bunker sotterraneo sia diviso in quattro grandi ali. Alla tua sinistra c'è l'ala blu, dove vive il personale di base. A sud c'è l'ala blu. Da sud dell'ala blu c'è l'ala bianca, che contiene i generatori e altri dispositivi destinati a produrre energia. Di fronte a te c'è l'ala verde, contrassegnata con i biolaboratori. Alla tua destra c'è l'ala rosso, contrassegnata con materiali anomali. Sotto l'immagine della mappa puoi vedere un registro di grandi dimensioni. Ogni voce indica la data e l'ora in cui ciascuna porta è stata aperta. Noti che anche 4 anni dopo la guerra il bunker era ancora pieno di gente che si spostava tra le varie zone trascorrendo la propria vita sotterranea. Questo è durato fino al 90. 10 anni successivi nel registro sono completamente vuoti. Tuttavia recentemente la porta alla rossa è stata riaperta e successivamente sigillata dall'altra parte. Guardi la data nel registro, è successo solo pochi giorni fa. Sembra che l'ala rossa sia il luogo in cui i cultisti sono andati. Cultisti? Questo rende l'area rossa il tuo obiettivo finale. Questa è l'area rossa. Sono andati di qua i cultisti. Che qua c'è un'area rossa. Si è aperta la porta. Qua si apre la porta. Qua non si apre la porta, state a vedere. Porta è sigillata. Ok, praticamente è il giro culo in su. Quella lì è l'ultima zona, eccetera, eccetera. E sinceramente non ho capito l'area bianca, l'area cosa, perché le provo tutte comunque. Questa storia dei cultisti non mi piace, non me l'aspettavo. Che cultisti poi? Come se mi fossi perso un pezzo di storia da qualche parte. Secondo me qua siamo soli, Agnari. Morale delle. Metta col cazzo. Qua non si entra senza il codice. Andiamo di qua. Qua vorrà farmi strappare i cavi. Guarda, scommetto il cazzo di qualcuno. Ma vieni subito dalla mia mano, va. Qua abbiamo dei cadaveri. Voto. È vuoto e qui servirà la tessera blu che noi non possiamo, che non abbiamo, vero? No, a quanto pare si apre. Altri cadaveri, altra roba da lootare. Un sacco di roba da lootare. Sapete che roba? Io adesso qua, sì beh, vi ho detto esploriamo assieme, però alla fine dei conti c'è veramente un sacco di roba da girare, probabilmente sarà un sacco di tempo dove premerò i tastini eccetera eccetera, ma nota cartocciata, ecco, leggiamola al volo assieme. Non puoi fermare la profezia uccidendo il profeta. Un giorno sono andato nella stanza di Verbitsky per una piccola chiacchierata. Sai che tipo di lettura legge? O bene, amici miei, legge Hodasevich, l'unico poeta diventato famoso confrontando la vita di un tipico russo alla vita del grano. Cazzo vuol dire? Non capisci? Quello pensa che siamo come il grano.
Ecco perché ha seppellito se stesso e tutti noi in questa trappola mortale sotterranea, in modo che possiamo diventare orzo che alimenta le future generazioni di mostri sovietici dal cuore freddo. Oh sì, pensano di poter tenere insieme il loro impero mezzo morto sacrificandoci, seppellendoci vivi nel bunker, ma non saranno mai soddisfatti. Non sono un vegetale, sono un uomo e scapperò da questa tomba, ricorda queste mie parole, scapperò, scapperò! Non scapperai perché sei morto, cioè nel senso, sei qui nel cesso, non ti è andata bene. Vado avanti a esplorare comunque sia e vedo se riesco a trovare qualcosa di interessante, tipo questi pezzettini qui di lore da farvi vedere, se no altrimenti è solo un lungo girare. Bella foto del cane. Sono sicuro che qualcuno è molto affezionato. Quel posto qui è una merda, Ari. Quel posto qui è una merda, pieno di trappole del cazzo. Sì, non voglio parlare con te. Allora, ho trovato una bomba che mi ha ammazzato, mi ha dovuto caricare. E ho trovato delle forchette arrugginite messe a mo' di molla in un cassetto che mi hanno ferito, eccetera, eccetera. Siamo pieni di peso. Ho guardato tutta questa zona qua. Cosa ho trovato? Ho trovato... Questa qui è la porta maledetta che non toccherò mai più. Ho trovato che qui questi due generatori di energia, uno va, uno non va. E il settore 3-5 non riceve abbastanza corrente. Quello che c'è sarebbe da fare una... ridirigere l'energia. Non l'ho ancora fatto perché voglio prima vedere se non posso entrare eccetera eccetera, cosa mi dice prima di fare qualcosa. Ho trovato un sacco di benzina qui, tipo una cinquantina, e non sarebbe male in un certo senso, cioè se non avessi dato quei soldi a Pascià al periodo, lì ci sarebbe la benzina che mi serve. Però io adesso ho deciso di prendere, di levarmi dal cazzo, perché devo tornare qui con le borse vuote, non... quindi farò su e giù ancora per qualche giorno fuori con i cazzo di ambulanti, sperando di trovarne uno e sperando di potergli vendere della roba, perché veramente 10 non basta. Io non pensavo fosse così grosso sto posto e 10 non basta. Ho trovato anche, giusto per fare aggiornamento prima del coso, altre fotocopie con la stessa roba, pagina insanguinata, un tizio si è sparato in testa e aveva questa cosa qua vicino. Non sono pazzo, questi non sono i pensieri nella mia testa, questi non sono i sogni che vedo di notte, questo è lui. Dal momento in cui la mia vita ha smesso di essere la mia e è diventata la sua, ho scelto di porre fine a tutto e si è sparato. Inoltre abbiamo pensieri sul collettivismo. Praticamente faccio un riassunto, qui uno dice che quando sono cadute le bombe nessuno si è preso male perché nessuno voleva far andare gli altri nel panico, ma a quanto pare poi Skvortsov è stato il primo a iniziare a dare in escandescenza e ora si stanno preparando ad attaccare l'armeria, nessuno si salverà nel bunker eccetera eccetera. Quindi quello che noi abbiamo visto, che secondo me probabilmente aveva detto quello là ci sta allevando come il grano, siamo del grano bla bla bla, è impazzito e ha cercato di fare casino e ha fatto casino. In più c'è una lettera d'amore di un tizio che dice: mamma, voglio tornare a casa, ho ucciso gente disarmata, mi dispiace bla bla bla, sto sfollando, voglio tornare a casa eccetera eccetera. Quindi quello che mi dà da pensare a tutta sta cosa qua è che qualcuno abbia smattato, uscire la carne, cucina, qualcuno abbia smattato sì, e abbia attaccato la cosa per poter uscire da qua. Il problema è che poi dopo però tutta la faccenda è peggiorata e ci sono dei cultisti? Fuck, non ne ho idea. Fatto sta che siamo tornati, adesso faccio su e giù fino a quando non trovo qualcuno. Anzi, prima rientro, mi assicuro che possa ritornare al bunker, anche se credo di sì, e poi dopo faccio su e giù per quella roba lì, per trovare i mercanti e vendergli sta merda. 11.85. Questa forse 11.85 è la combinazione, non di quel posto qua, ah, di quello là sotto nell'ufficio. Forse la combinazione 11.85, non credo funzioni, però non sono riuscito a decifrare il codice. Ho visto anche altri numeri o scritte imbrattati da qualche parte qua in giro, però sapete, sono abbastanza sicuro che 11.85 sia, però quello lì è 1937, non credo c'entri questa roba qua. No, infatti
Dovrò prestare più attenzione se trovo dei numerini in giro da qualche parte, però non mi pareva. 11.85, però invece secondo me per l'ufficio qua funzionano, per questa cassaforte. Lampo di genio, così le cose. Allora, ho venduto un po' di roba, abbiamo fatto parecchi soldi, devo essere onesto, però non sono svuotato le borse così tanto. 11.85. Ha workato. 39 proiettili, armor penetration, ci sta tantissimo. Altra roba per Fidel, diamo la Exo. Allora, noi abbiamo 65 kg su 76, quindi altri 10 kg li possiamo portare. Lui può portare altri 6 kg. Un po' il cane, ma non tanto. E Exo è arrivato praticamente al cap di quello che è. Vabbè, almeno sono contento di aver aperto questo. Il punto però era aprire anche quella dall'altra parte. Solo che quella non mi viene in mente cosa può essere. Tant'è, gnari. Continuo la mia esplorazione di questa zona qua, delle varie camere, camerette, eccetera, se trovo qualcosa, e poi dopo andiamo avanti, perché è veramente enorme quel posto qui, quindi voglio farvi perdere troppo tempo. Non so se lo... Ah, vedete? 1... Anche qua, 1307, sarebbe da provare. Me li segno, a un certo punto li provo tutti. Tutti i numeri che trovo me li segno adesso e poi vado a provarli. 1307. Poi quella lì è una roba biblica di qualcosa. Allora, vediamo qui. E ciò vai. Ma forse perché non ho in mano la cosa, la tessera. Ah, dico la tessera sempre tutto. 1307. Adesso come è una bomba, una trappola, qualcosa. No. Occhiali. Carini. E dei giornali. Vabbè, i giornali anche mi pesano un boato, però devo darne un sacco via, quindi è normale che... E me li prendo. Un pezzo di carta appiccicata a quaderno di un soldato. Leggiamolo subito e poi riprendo la mia roba. Igor Yurevich. Gli scienziati stanno producendo qualcosa di grosso, ispirato all'attuale Svorzo catturato. Svorzo non è una persona? Continuano a diffondere voci che l'esterno è sicuro, non c'è mai stata alcuna guerra, tanto per cominciare. Il pensiero che ci sbagliamo sulla situazione sopra di noi o che li teniamo qui contro la loro volontà come prigionieri. Presto creeranno un'opposizione armata contro di noi qui nel bunker. Potrebbero attaccare la caserma e la sala delle armi. Dubov. Mi sa che poi è successo, perché siete finiti proprio veramente stronzi, quindi not cool, per essere sincero. Non ho dei buoni vibes per questo posto qua, ok? Sembra che qui sia andato a puttane qualcosa di grosso. Prima la rivolta, poi c'è la storia del culto, poi chissà che altro ancora. Queste cose finisco prima le camerette queste qua singole. Qui stiamo cadendo nel disagio più totale. Allora, ho dato tutte le carte che sto trovando in giro al cane, perché sennò non capisco più un cazzo. Strana nota. Il giovane mago chiese ai tre ospiti di visitare il suo salotto. Per primo venne suo fratello minore insieme a un fedele cane. Il secondo era la sua affascinante sorella. Il suo vecchio padre con un bastone passeggio arrivò per ultimo. Quindi quello che mi viene da capire a me, perché ho trovato qua i tarocchi, sono che questo è venuto per ultimo e questo è un 9. Le dà in alto la carta. Adesso vi spiego tutto il ragionamento. Questa è l'imperatrice e venne per penultima. Poi c'era un tizio con il cane, che non so cos'è, e per primo c'è il mago, che è un 1. Quindi mi manca ancora un tarocco per scoprire la password di quella cosa qua. Perché dico che questa è la password? Perché ho trovato... Non questo. Pensieri sul collettivismo, pace insanguinata, fotocopie. Forse morte dal metallo. Eccolo qua. Dice: la manifestazione di oggi all'uscita del bunker è stata violentemente dispersa da un solo uomo, il caporale Likachov. Contrariamente a tutte le regole, ha usato il fucile sperimentale Vitinsky. Io non so cosa dire. Urla, mescolanza di corpi straziati e lacerati sul pavimento, ricoperti di sangue. Il sibilo lacerati praticamente. Insomma, questo qua ha usato un'arma e ha seccato un sacco di gente. Questo strumento di morte, quest'arma non sarebbe mai dovuta essere costruita, ecco perché ho rubato il codice di Lichakov, l'ho notato su un promemoria che teneva alla sua scrivania. Quando tornerà dal massacro e richiuderà quell'arma nella sua cassaforte, la ruberò, smantellerò tutto e farò quello. Quindi qui c'è un'arma fortissima e per adesso
Noi ci manca un numero. Quindi proviamo a fare 1, 5, 3, 9. No. Qui devo provarla. 1, 2, 3, 9. Mi tocca... Faccio tutte le prove. 1, non 2, ma 4, 3, 9. 1, 6, 3, 9. No, sempre che sia giusto. 1, 7, 3, 9. No. 1, 8, 3, 9. E allora sono fottuto, non ho idea. Forse questa è la cosa della cassaforte. Ma non in questa porta. Vediamo se il tizio può... No, però fermati. Fidel, usa gli attrezzi da scasso. Continua a provare. Prima l'hai fatto 7 volte e alla fine ce l'hai fatta. Ma non ce la fa con i codici. Che fastidio, mi serve un codice. Forse quello del cane funzionerà anche qua. Perché Fidel non sembra... Non sembra riuscirci. Quello del cane era... 1185. Tanto mi segno pure questo. 1185. Senti, non rompermi il cazzo sono i codici, lo dico. Posto di Fidel, porca di quel puttano. Ok, questa era quella del cane. E questa qua... Vediamo se qualcuno qua ha un tarocco, l'ultimo tarocco che mi serve. Questo è un pugnale, qua qualcuno, eccolo là, quello là, no, un mattone, un pugnale, un mattone. Questa è un'altra nota. Prima di cambiare il codice d'accesso per l'armadietto, ho visto la foto di Tobik. Mi manchi così tanto, Tobik sarà il cane a questo punto allora. Quindi è 1185. No. Proviamo di nuovo con la roba di prima, allora 1239. No. 1439. 1539. 1639. Ho paura perché secondo me 1739. E allora l'ultimo è 1839. 1039? Ma niente. Non ripeto la storia delle carte perché probabilmente non sono quelle. Cioè, se il 3 già l'ho usato nel codice, ma poi è giusto 1. È giusto 1739, cioè nel senso ho fatto bene la roba. Era questo qua? No. Che palle. Promemoria, nota cartocciata, forse era. No, questo scapperò. Dove cazzo era? Strana nota, eccolo qua. Il giovane mago che si trova a visitare il suo salotto. Forse il mago in fondo. Un fedele cane, fratello minore con un fedele cane. Tra l'altro posso, dovrei andare a ricercare i tarocchi per scoprirlo. Forse ho proprio sbagliato il codice. In verità è in fondo il mago, non è all'inizio. Perché là dice il primo che arriva è quello e poi c'è il mago. Porca puttana, devo andare a vedere sti cazzo di tarocchi. Anche se non trovo l'ultima carta qua, praticamente ne ho trovate tre. Fatta, e basta girare un po' di numeri. Basta girare un po' di numeri. Allora, concentriamoci. Il giovane mago chiese a tre ospiti di visitare il suo salotto. Per primo venne suo fratello minore, insieme a un fedele cane. Il secondo era la sua affascinante sorella. Il suo vecchio padre, con un enorme bastone a passeggio, arrivò per ultimo. Io ho trovato il folle. Questo è il tizio con il cane, che è uno zero. Quindi c'è uno zero qua dentro. Se teniamo conto che il mago è l'uno e poi arriva il folle e poi arriva la sorella e il vecchio, c'è 1039, ma qui non funzionano. Inoltre ho trovato questo bellissimo tarocco, che però è 15 e non suona affatto bene in linea generale. Controlliamo questa qua, è la bella sorella, sarà l'imperatrice davvero. Questo qua è il mago, come avevamo detto. Dove cazzo è l'altro? Questo qua è il vecchio col bastone, è giusto, l'eremita. 9, giusto? I1X e 9. 9, sono stupido. Però 1039 non funziona. Qua. Però ho trovato anche... lettera scritta accuratamente. Che dice, cara Zanaidia Petrova, grazie per averci dato sti cazzo di tarocchi, possiamo farci un sacco di robe. Il punto è che questo qua è il guardiano della prigione, quindi forse 1039 è la combinazione della prigione, non di quel posto qua. Quel posto qua
piuttosto potrebbe essere quello dove un altro tizio aveva detto tipo che aveva cambiato la lettera d'amore. No, nota cartocciata. No, figa, è difficile ricordarsi. Essere sul collettivismo, no, fotocopia no, fotocopia no, pagina insanguinata no, morte del metallo, mi sa che non l'ho spostata quella. C'era un pezzo di carta comunque che diceva che aveva visto la roba e l'aveva cambiata. Adesso provo a correre là in alto a cambiare la situazione. Comunque se ci fosse qualcosa per la combinazione, cioè 15 come la morte e poi boh 3-6, no, non lo so. Adesso qui, ah, e tra l'altro c'è pieno di abomini del cazzo in quel posto qua, io no, quindi non so bene cosa sto facendo, cosa c'è da fare. Adesso vedo, però vado prima a vedere se è 1039 la cosa della prigione. Spero sia 1039, però poi comunque mi serve quella. Sto sfollando con queste cazzo di carte. Poi è pieno di carte sto posto. Sono tutti che raccontano i cazzi loro in maniera disordinata. Ok, 1039 era questo qua. Mi posso depennarlo dalla lista. Vediamo assieme se troviamo qualcosa di interessante qua dentro. A parte bottiglia d'acqua. Tizio, sono solo quattro. No, sono quattro celle. Tre singole e una comune. E apro tutto subito che non ho voglia di. Per sta merda di animazione 20 volte. Poi è morto cacando. Ecco qua, nostro benefattore. Mettiamola lì un attimo e poi andiamo avanti. Poi le leggiamo tutte assieme, metti caso. Quello morto cacando ovviamente era quello che scriveva. No. Qua. Magari c'è un altro tarocco qui di dadi, va bene. Ripeto, tanto a te non servono. Qua almeno avevano il cesso, quello giusto. E niente, quindi l'unica roba che, cioè, hanno fatto tutto quello per farci arrivare qua dove abbiamo trovato la lettera, il nostro benefattore. Oh, oh! 18-4? Oh, quel Krotov, crede ancora che non ci siamo ancora uccisi a vicenda a causa della solidarietà e dell'amore del collettivo. Che sciocco quel comunista. Non sa che eravamo così pacifici e felici anche dopo il mondo è andato a merda? Grazie solo al nostro figlio indesiderato? Il piccolo dio che abbiamo creato nella terra del comunismo scientifico? Sì, è stato lui a sussurrarci non sparare e non uccidere. La paranoia che Svorzov diffonde non è una malattia mentale spontanea, è il prodotto dell'immunità all'influenza mentale di nostro figlio. Stiamo rompendo il condizionamento, moriremo da uomini liberi, maledico questa libertà. 18, oppure me lo devo scrivere, 18/1. Che poi, se notate, è scritto nella stessa maniera del cane. Cioè c'è questa barra che separa le due cose. Beh, questo è l'11 dell'85, mi sa, il cane in quel caso lì. Però altri messaggi avevo. Questo qua era quello lì. Ah, eccolo qua. Prima di cambiare il codice accesso per l'armadietto, ho visto la foto di Tobik. Mi manchi così tanto. Dovrebbe essere allora quello là, 1185 è il codice. Sto diventando scemo, ma dovrebbe essere quello là il codice. Comunque non vedo nessun'altra lettera che ha. Forse devo mettere insieme i numeri della morte con questo qua. I V, proviamo. Ritorno là nuovamente. Figa che camminata comunque. Però dai, mi piace. È interessante come cosa. Almeno sto ragionando. Probabilmente questa sarà un'opinione impopolare, ma penso che sia il caso di tornarcene sull'altra mappa. Io non posso andare in giro con tutta quella roba qua, ok? Tutta quella merda qui, devo venderla. In linea generale Fidel non può andare in giro con 89 pezzi di carta, che sono 26 kg di roba, quindi ci costerà uno sproposito. Ma torno indietro, mi svuoto tutto, consegno 2-3 missioni del cazzo e si va a fare altro. Sì, dammi un passaggio, paga 1000, miglior qualità rapporto. Sì, andiamo, va bene, perché è inutile starli a perdere tempo con le borse piene, uscire, sperare di trovare qualcuno. Abbiamo perso 1000 rubli
è verissimo, la vita è una merda. Sono d'accordo con voi. Non esiste una terra dove la vita non sia una merda. Eccetera, eccetera. Però è così che doveva andare. Adesso comunque abbiamo tutte le informazioni, tra virgolette, che ci servivano. Adesso riesco, no, non riesco a raggiungerlo. Che ci servivano da dare al poliziotto che c'è qua. E almeno ce lo leviamo dai coglioni. Ovviamente non gli diremo la verità comunque sia, anche perché non la sappiamo. Gioco salvato, bla bla bla. Allora, no, solo un paio di domande, un cazzo. Provate la tua missione. Proposito, boh, diciamogli tutte stronzate. Churikov disse che stava progettando di fuggire verso nord. Riguardo agli altri, Richard. Verso sud, riguardo agli altri, Matt. E non sono riuscito a farlo parlare. L'uomo impallidisce e dà un pugno al muro. Come avrei potuto fidarmi di te? Come avrei potuto pensare per un secondo che avresti potuto sostituire Petrucca? Avrei dovuto sapere che non ci sarà mai un altro come lui. Vai fuori di qui. Ascolta amico, sii onesto. Ho fatto il lavoro, ora devi essere in grado di risparmiare qualcosa, cioè di pagarmi. Ok, ok, hai ragione. Tieni, devo andare. 200 esperienza, bene fuori dei coglioni. 500 rubli, a me va bene lo stesso, non me ne frega un cazzo di quella roba lì. Abbiamo tutto quello che ci serve in quel senso qua. Contradonia, accetta di aiutare il locale con lo scudo leggendario. Ok, ok. Allora, il piano, il the plan is this. Che almeno ce lo siamo levati dal cazzo e... Cazzo pure del tizio, onesto. L'unica roba che vorrei fare è ammazzare quell'imbecille che c'era là che mi ha risposto tipo non dico niente, dico niente. Ah sì, vediamo quando ti apro la faccia. Cioè, ti faccio aprire la faccia perché io non te la apro la faccia. Allora, il piano è questo. Andiamo a Krasno. Consegniamo 26 kg di carta a quello che vuole la carta. Comprovendo oro, eccetera, eccetera. Con i tizi, Krasno è qua. Successivamente, ripasso un attimo a quel bunker qui che non avevo lootato l'altra volta, perché adesso forse il tizio può aprire tutto quello che serve aprire. Passiamo al combattente rosso a vedere se sta succedendo qualcosa di strano, eccetera, eccetera. Risalgo qui, vado a vendere la merda alla tizia, le 20 polveri da sparo, e poi vado al bunker 317 direttamente, perché... Mi pare di aver letto da qualche parte, adesso non mi ricordo dove, che in verità lì ci devi andare subito a livello 1-4. Quindi ho tipo fatto tutte le robe secondarie, ma ho skippato la storia principale. Non vorrei che molta roba tipo si stia imputanando, perché io non ho fatto tipo che dovremmo avere più lore, no? Per quella faccenda lì dell'altro bunker, forse. Ci manca qualche tassello, ci manca qualcosa. Dio grazie che finalmente arrivano anche questi qua. Giuro, non ce la faccio guardare. Vedete questi qui che belli. Sono pieni, sono pieni di roba. Certo, la maggior parte non servono un cazzo. Però, guarda qua che bello. Guarda qua, 16 proiettili di quelli che servono al nostro caro amico, perché li fa andare come se ci fossero domani. Corazza di qualità, 4700, me coglioni. Dopo tanto vagar, sono tornato, cara. Sono felice di vederti, sei una delle poche persone simpatiche che ho visto da queste parti. Ah, siamo diventati amici? Aspetta, molto bello, però devo andare. No, perché mi sono dimenticato che devo spostare nel mio inventario. Però, se no, mi sa che non funziona la sito. Sovraccarico. Eccoci qua. Ho portato la polvere a sparo che stavi aspettando da così tanto tempo. Gli occhi della ragazza girano per sorpresa. Ah, ma davvero? Andiamo, fammi vedere. No, la ragazza è così impaziente che sta già tirando fuori la polvere a sparo dalla tua borsa con le dita prima che tu l'abbia aperta correttamente. Vuoi soldi? Ecco i tuoi soldi. La ragazza ti mette in mano mucchi di banconote sbalcite, alcune hanno delle macchie a rosso scuro, ci sono circa 300 rubli in totale. Non sorprende che i contadini poveri abbiano poco da offrire. Avevo perso ogni speranza prima di adesso, grazie, se non fosse stato per te avrei scavato trappole in tutta la fattoria. Ora della polvere spero per difendermi. Felice di essere d'aiuto, no, ti serve qualcos'altro? La ragazza inizia a controllare attentamente il caricatore. Non c'è problema nella mia vita che una cartuccia in più non risolva, e tu mi hai già aiutato in questo. Però vedo che qualcosa però ti preoccupa, con così tanta solitudine nei tuoi occhi. La ragazza strappa gli occhi dalla pistola, sembra confusa, come se stesse cercando di decidere se confidarsi con te. Mi leggi come un manuale. Per farla breve, soffro qui. L'unico divertimento è combattere Stefa Balagan. A parte questo, non c'è assolutamente niente da fare. Questa famiglia ha bisogno di me, mi è cresciuta come una di loro, ma non sono una di loro, non lo sarò mai. Non mi hanno mai nascosto che sono stata adottata. Mio padre diceva sempre che mi trovava nella foresta a 5 anni e camminavo verso Dio sa dove.
Lo ricordo diversamente, i ricordi sono vaghi, certo. Ma ricordo un burrone profondo, le radici degli alberi che spuntavano dalle pareti come braccia appassite, c'era un uomo con me nel burrone. Ha i baffi ma non la barba e io non lo conosco, è armato di pistola, un Kalashnikov. È armato di pistola? Pistola? Un Kalashnikov! Perché loro hanno tradotto gun come pistola, non gun nel senso di arma da fuoco, va bene. C'è un forte rumore, urla, lui sporge la testa per sparare, poi lancia una granita. Qualcuno ci sta sparando, la terra sta oscillando, le mie mani sono così minuscole, le mani di una bambina. E io ho in mano una pistola Makarov che sto cercando di ricaricare. All'inizio sono goffa ma divento sempre più veloce, poi c'è un'esplosione, questo è tutto, non ricordo un cazzo. Pronto a parlare con papà, ma è stato sprezzante, deve essere stato un sogno, dice. Ma so che non era un sogno. Come posso provarlo? Si rifiuta di affrontarlo. Non ha senso provarci. Ma cosa succede? Sta nascondendo qualcosa? Qualcosa che devo... Ma saprà qualcosa? La tua storia è piuttosto insolita. Va bene, se imparo qualcosa te lo dirò. Se non mi senti significa che sono stato occupato. Non mi devi niente amico, ma se scopri qualcosa non si gratta. Affare fatto. Ora parliamo di qualcos'altro. La domanda, chi sei? Alenka. Semplice, io sono... Mosley. E lo diciamo, l'Italia cresce molto, la tenta andare a fare domanda, cosa fai qui? Mi occupo di proteggere i membri. A causa mia qui non si vede quasi mai nessuno, la maggior parte delle bande locali se leva dai coglioni. Se puoi pagarmi potrei conoscere un modo per mandare questo stepa, come dire, 6 metri sottoterra, non so se mi spiego. Sei un maschiaccio pericoloso, vero? Non ho mai incontrato persone come te prendere, che dici di rispondere a un'altra domanda? Tanto mandato in cielo letteralmente figurativamente. Ma se puoi pagarmi, la ragazza scotta il tuo e dice: no, non troverò alcuna interferenza in questa materia. Pensi che Stepa sia al verde? Eh? Se voleva, poteva assumere una banda per bombardare la nostra fattoria con granato e cecchini per zittirmi, ma non lo fa perché vuole occuparsi di me di persona. Non uscirà dal suo buco e sarò più felice. Ma va bene, parliamo di qualcos'altro. Probabilmente tipo un amore a odio di criminali. Cioè, io so, giuro, non sto ascoltando. È stato bello parlare con te. Posso parlare con il vecchio adesso, che secondo me questo sa qualcosa, questo pezzo di merda. Ciao. Cosa ti porta qui? Qualcosa di buono? Posso dire alla mia piccola terrorista che avrei fatto un grosso buco. A dire il vero, la tua piccoletta ha detto che avevi bisogno di un mercante. Sempre così attenta alle esigenze di tutti, mi vergogno di questo. Ma questa è l'occasione in cui si sbaglia. Non ho più bisogno di un commerciante, volevo comprare una nuova pesa, poi ho disotterrato un rimorchio per moto in giardino. Posso vedere le mie cose? Per conto mio adesso. Quello che più adesso però è un investigatore privato. Un detective, davvero? E per cosa? Beh, sai, un detective o uno psichiatra, quindi... Figa, ma c'è una differenza abissale fra un detective e uno psichiatra, saprai che cazzo ti serve. La gente dice che c'è un ragazzo che cammina per queste terre che si presenta come Corallo, il turista, ma non è un turista, capisci? Non è interessato alle nostre città e ai nostri viaggi, quello che resta nella nostra architettura fa lo stesso per lui. Quello a cui presta attenzione sono le nostre donne, capito? La gente dice che convita almeno 30 donne a Krasno a fare un po' di mambo orizzontale. Perché te ne fotte un cazzo a te? Ho paura che possa aver sedotto mia moglie. Non sono sempre a casa, a volte passo il confine per visitare mia famiglia. E lei è qui da sola, cerca di capire, mio amico. Abbiamo già avuto difficoltà e se mi tradito con quel Corallo, devo saperlo. Dica, chiedi alla tizia, no? Hai detto che non fa entrare nessuno, niente. Però quello che ci tromba la moglie non lo fa entrare. Per quanto riguarda il controllo è facile, questo maledetto Casanova regala un anello di plastica a ogni donna che ha sedotto come ricordo. Te immaginati che furbizia, che immaginati che utilità. Tieni il coso della Coca-Cola, no? Quello che strappi dal tappo. Tieni, non mettilo al dito, ricordo che t'ho chiamato. Ma è stupendo, lo tengo subito, tra l'altro. Quindi se potessi rivedere tra il suo controllo e l'anello sarebbe tutto chiaro come la luce del sole. Com'è che ti chiami? Almeno Bronislav. Siamo Mosley sempre. Dice che conosci Mosley, posso farti un'altra domanda? Continuiamo così.
Continuiamo a fare domande, ho sentito qualcosa, bla bla bla. Riguardo a tua moglie, voglio solo fare niente. Quindi non possiamo scoprire qualcosa di quello. Proviamo ad andare a chiedere direttamente la moglie. Vediamo la moglie intanto. Moglie, mi sembra figa. 18 anni? Sembra un po' giovincella per essere... La moglie navigata, va bene. Dalla terra, da dove vieni? E questo è il paradiso perché vedo un angelo davanti a me. Per un paio di secondi la ragazza si guarda con un'espressione insondabile sul viso prima di scoppiare una forte risata. Sei completamente stupido, zio. Pensavo fosse un guerriero errante o qualcosa di genere. A fare passi. Ah, passa. C'è qualcuno su cui passare. Va a cacare. Posso farti... Ebbene, non vedo contraddizione. Posso farti alcune domande? No, non mi va. La ragazza lo dice ridendo, si volta di scatto e finisce di andarsene. Ma all'ultimo momento si volta e mi sorride. Ok, puoi farlo, ma non aspettarti risposte interessanti. Mio Dio. Allora, fammi fare... La donna cancella ha detto che avevo bisogno di un mercante qui. No, permettimi di farti un paio di domande. Poi, decidere se risposte interessanti lo decido io. Come ti chiami? Ella. La ragazza riesce a parlare in una visibile difficoltà. Dal modo in cui l'hai appena detto, potrei pensare che sia la prima volta che lo pronunci. Cosa c'è che non va? Non puoi dirmelo? La ragazza sussulta e rossisce. Bene, il fatto è che il mio vero nome è quello che abbiamo pensato io e mio padre. Il mio vero nome è Electra. Porca troia. La ragazza è molto imbarazzata e borbotta sottovoce. È un nome per un imbecille. Mamma l'ha trovato in un vecchio libro. La odio. Ah, ma non è la madre, sarà la figlia vera questa qua. La vita è dura così com'è, senza questo nome idiota. Beh, penso che Electra sia un nome molto bello, così elegante e originale. Medita sulle parole, poi sorride. Può essere. Non ci ho mai pensato in questo modo. Electra, Electra, è come dire elettricità, come un fulmine. Mamma e papà ne hanno tanta... No, cosa? Mamma e papà ne hanno tanta paura di notte. Mi spiace, suona, mi piace, suona bene. Ma penso che continuerò a chiamarmi Ella per ora. Va bene. Cosa ci fai qua? Niente. Aspettavo di entrare in discussione vecchia live. Cosa? Aspettavo di diventare una disgustosa vecchia Laida come mia madre, una festaiola come Alenka. What the fuck is going on? Macabra prospettiva. Ok, ho un'altra domanda. Guardami, questo posto più noioso da terra, il posto a cui fuggirò un giorno, lascerò questo cassonetto. Penso che sia tutto interessante. Qualcosa di interessante? Stai scherzando? Interessante? Criminali tempisti, capito. Cos'è che vendi? Delle rape. Perfetto, è stato bello conoscerti, Electra. Avete bisogno di un mercante qui? Sta diventando di nuovo una deficiente. Cosa mi importa se viene o no? Come se avessi soldi? Sono solo una ragazzina. Forse mi hai sentito lamentarmi del fatto che non c'è nessuno con cui parlare in questo buco. Vieni dal grande mondo, giusto? Dimmi con me. Beh, no, io dipende. Come qui, combattiamo, sopravviviamo per la fame. Stai mentendo? Ci sono lacrime. Non può essere altrettanto noioso ovunque. No. Non mi credi? Ci sono già stato. Ma lasciamo stare, prima che cos'altro finiamo. Questo qua, cos'è? Cercava il modo di andare fuori dal cazzo, boh. Quindi questa non è la madre, è questo che ho capito. No, la madre deve essere questa qua, ragazzi miei. Eccoci qua. La madre l'ha data. La madre l'ha data via. 100%. 100% l'ha data via la madre. Cazzo. Di fronte a te c'è una donna sulla quarantina in un elegante vestito di calico e scarpe col tacco che sembrano un po' fuori contesto nel luogo dove anche le strade sono per la maggior parte terra battuta. Con tua sorpresa vedi persino un trucco sul viso, cosa davvero rara nelle terre isolate. Oh, un cordiale benvenuto nella nostra fattoria. Chi sei? La ragazza al cancello ha detto che avete bisogno di un mercante. La donna sospira profondamente. Da quando la peste della sabbia si è diffusa nei nostri campi, il nostro bestiame si è sentito molto male. Abbiamo molto bisogno di casparamide, è un farmaco umano, ma la gente ci chiede anche gli animali. Almeno 5 confezioni, se ci aiuti, ti sono estremamente grato.
Thailandia moment, questo qua, Bangkok moment, non lo so. Giovanotto, ho abbastanza soldi per pagarti e un piccolo extra per il disturbo. Vedrò cosa posso fare, amica mia. Allora, per quanto possa sembrare strano, ma non mi capita di avere pillole addosso. Oh, ma questa è una buona notizia, ecco i soldi che mi sono da parte per questo. Fammi dare un'occhiata alla merce. La donna esamina il Casparamid che hai portato e si assicura sia roba di qualità. Poi ti consegno una quantità di denaro che copre abbondantemente le tue spese. Sembra meraviglioso, grazie mille. Solo bisogna creare questa sostanza magica con saggezza e nessuna pestilenza minaccerà più il mio bestiame. Oh, giovanotto, di cosa vuoi parlare? Guarda, scusa un secondo, fatemi notare cos'è che fa il Casparamid. Pastiglie, pensi a questo qua, no? Il raddo, questo è il Casper, non farò l'esperienza per l'opinione popolare e guarisce ogni cosa. Ah, ok, questo qui è quello che possiamo dare alla sito. Allora, continuiamo con la... Lisce i capelli, sorride amichevolmente. Oh, ancora tu cosa vuoi? Mi fai vedere cosa che vendi? Carta da culo, cosa? Posso farti alcune domande? Come ti chiami? Yana, Yana fa rima con... Yana. Non presentarti comunque una brutta memoria per i nomi. Ok, un'altra domanda. Cosa ci fai qui? Oh, giovanotto, niente di interessante. Sembra un lavoro duro. Un'altra domanda. Un posto è questo, un posto noioso. Senti qualche bella notizia. Notizia. Il resto dei canori, un bambino sopravvissuto alla guerra. Un moratone. Io come faccio a guardare fra le sue cose senza che questa deficiente... Forse quando dorme. Dovrei stare qua, dovrei aspettare la... Niare, aspettiamo la notte. Yeah, comunque che famiglia. Che famiglia. Sono le 14, aspettiamo 6 ore. Eccoci qua. Vediamo. Cazzo. Sono le 20, la gente non va a letto alle 20. Aspettiamo 3 ore. Ecco qua. Vieni qui. Questa mi serve. Piccolo prezzo da pagare per 100% che trovi l'anello di plastica. Fuck? Ah, mi rompe le palle, fammi vedere cosa c'è lì dentro. Ti sposti? Niente, figa, non si sposta. Fuori, vediamo. Non sbaggarci. Allora, qui dobbiamo capire che cosa... Palestra di legno. Senza rubarlo, basta parlarne. Bisogna capire un attimino che cosa... che cosa fare qua adesso con questa faccenda. Parlando dei tuoi genitori... Ah, ok, questa è per cerca in tasca tesseratum. Che ne dici? Ho trovato questa carta nelle cose di tuo padre adottivo. I tuoi genitori di genere potrebbero essere stati membri dell'Atom. La ragazza ti strappa la carta di mano e quasi la lascia cadere per eccitazione, come se provato una scossa elettrica. Io riconosco questa faccia, è mio padre, è mio vero padre. Noi abbiamo combattuto insieme contro alcuni mascalzoni nello sburrone. Deve essere stato colpito da una granata. La famiglia di Brunslow mi ha trovato e mi ha dato un rifugio. Ecco cosa, ecco come, ma aspetta, cosa vuol dire Atom? Non è altro che una storia, non esiste un'organizzazione del genere proprio. No, ciccia. Le voci sulla sua inesistenza sono diffuse dalla stessa Atom. Bentornata, sorella. Quindi per tutto questo tempo tu vieni dall'Atom? Conosci anche i miei genitori? No, non so dove puoi andare per ottenere le risposte che desideri. Che ne dici di unirti alla mia squadra? Non vedo occasione per amore ordinario questi giorni. A me servirebbe la sfittinzia da combattimento, gnari.
Devo ponderarla, in più devo anche andare a cagare. Però abbiamo quasi finito la puntata, quindi cerco di essere veloce in questo sito qua e poi oggi chiudiamo così. Non lo so, non ho trovato niente di utile online, quindi che ne dici di unirti alla mia squadra? Sembra eccitante, ma no. Non ora, quando il mistero del mio passato può finalmente essere risolto. Grazie, non avrei potuto capire da sola. Atom o no Atom, le risposte mi aspetto. Prendi cura della mia famiglia, per favore, non posso stare con loro. Ecco del cibo, prendilo, grazie ancora. Ma non me ne frega un cazzo di quella roba qua. Aspetta un attimo. Salvataggio veloce. Era 6 giugno 23:12. Era prima di parlare con lei. Aspetta un attimo. Vediamo se riusciamo a farne una quadra con quella faccenda. Oh, noi abbiamo trovato l'anello della moglie veramente poco baldracca. Ok, allora andiamo da lei. La roba dell'Atom, ho trovato questa carta biologica, potrebbe essere dell'Atom, bla bla bla, le voci sono sorella, proviamo così, non ricordo i tuoi genitori, che, ma abbiamo una base qui, hai mai sentito il viaggio chiamato combattente rosso? Certo, allora come te, ci vado subito, prendo cura della famiglia, per favore, non posso stare con loro, ecco del cibo, prego, grazie. Almeno... Forse è reclutabile alla base adesso, non potevo dirgli quello ma quell'altro. Sovraccarico, sembra del cibo, non frega ma cazzo. Vabbè, che coglioni. Carne in salamoia. Non ho più fame. Dobbiamo comunque toglierci del peso di dosso. Prova qua, bottiglia vuota, grazie, la buttiamo in terra, molto gentile. Quant'è che sono sovraccarico? Di 0,6. Diamo borraccia vuota a Exo, diamo un po' di caffè a Exo, gliela diamo 5 da vendere appena possibile, buono. Niente, allora tizia, mi hai fregato un cazzo di stare qua a difendere il posto, parliamo con questo qua. Allora, riguardo tua moglie, riguardo la cosa, allora... Dagli l'anello. I tuoi sospetti sono assolutamente infondati, tua moglie non ti ha mai tradito, ci sto ancora lavorando, ora cambiamo argomento. Qua sarebbe un bellissimo dilemma da per parlarne, no? Per dire è giusto, non è giusto, nei confronti è colpa sua, è colpa di lei, chi è cosa, eccetera, eccetera. Però io sono stato pagato per un lavoro, quindi gli do l'anello in plastica. L'uomo guarda l'anello con timore, come se si aspettasse che lo distruggesse. Dopo un minuto di timorosa contemplazione, sospira, sbuffa e mette l'anello in tasca. Grazie, ottimo lavoro, ecco la tua ricompensa. 30 rubli. Bene. Grazie, sii forte amico. Torneremo qui in futuro, non lo so, probabilmente la moglie non la troveremo più, probabilmente, perché... Però, diciamo che non è un problema nostro. Allora ragazzi, per oggi concludiamo qua la puntata, perché non più in coglioni se sovraccarico che sistemeremo la roba. Abbiamo reclutato una tizia, siamo tornati indietro e ora ci dirigiamo verso l'obiettivo reale di questo gameplay, che era il bunker, e ho snobbato fin dall'inizio perché mi sono praticamente dimenticato sua esistenza, ma che immagino sblocchi svariate cose. Un saluto, alla prossima.